Isola dei famosi inviato, Mediaset sta scegliendo tra Stefano De Martino, Alvin, Raz Degani e Daniele Bossari. Stefano De Martino inviato all'Isola dei famosi 2018. Il posto è a rischio, altri nomi in lizza. Non è ancora stato confermato il posto di Stefano De Martino come inviato dell'Isola dei famosi. Il ballerino, nonché ex marito di Belen Rodriguez, era a un passo dalla firma ma Mediaset ha deciso di prendere del tempo per vagliare altri nomi. In primis quello di Alvin che, dopo lo stop dello scorso anno dovuto alla trasmissione Bring Te Noise, potrebbe ritornare in Honduras. Il conduttore è al momento fermo e ha un contratto con la rete, da qui l'idea dei dirigenti di far tornare Alberto Bonato al fianco di Alessia Marcuzzi, dopo le prime due edizioni condotte splendidamente. Ma in lizza ci sono anche altri due nomi molto forti, come fa sapere il settimanale Chi nell'ultimo numero in edicola. A quanto pare Mediaset ha pensato pure a Raz Degani, il vincitore dell'ultima edizione della trasmissione che tanto ha affascinato il pubblico. Basti pensare che la sua vittoria è stato un vero e proprio plebiscito e un ritorno in TV dell'israeliano entusiasmerebbe sicuramente i telespettatori. Ma, stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, il nome più accreditato resta quello di Daniele Bossari. Quest'ultimo è al momento rinchiuso nella casa del Grande Fratello VIP e quindi indisposto a valutare qualsiasi proposta lavorativa. Canale 5 sta dunque aspettando l'uscita del conduttore dal gioco ma è probabile che il boss rifiuti l'offerta. Dopo tre mesi rinchiuso nel bunker di Cinecittà il presentatore avrà voglia di allontanarsi di nuovo dai suoi affetti per partire alla volta dell'America? Isola dei famosi 2018 cast, tutto sui nuovi naufraghi del reality. Mentre si sceglie l'inviato, spuntano i primi nomi dei naufraghi della nuova edizione dell'Isola. Pare siano già confermati. La modella Giulia Salemi, il cuoco chef Rubio e il comico Maurizio Battista. In dubbio la presenza di Paola Barale, così come quella di Giorgio Manetti e Mario Serpa, quest'ultimi entrambi famosi per il programma di Maria De Filippi Uomini e Donne.